E io sono molto vicina a Zina, la conosco da tantissimi anni, è una splendida donna ed era una bomba di ragazza, era meravigliosa, ma piena, no perché siamo tutte bellissime, ho precisato bellissime, però devo dire veramente portava una ventata di Mediterraneo meraviglioso. E a un certo punto lei ha iniziato, prima studiando una danza, partendo dallo studio proprio delle origini storiche, delle danze arabe, quindi una cosa molto interessante. E poi in modo molto serio ha frequentato l'accademia, tutta una serie di... E ha iniziato a portare in Europa questi suoi caftani. E quindi fra l'altro c'era una, non so, una modella, se qualcuno chiama la modella che c'è un esempio, insomma, tanto per far vedere un esempio. Ma il motivo non è solo perché lei ha portato in Italia la moda, diciamo di queste mise arabe, ma perché lei attraverso questo progetto di moda, lei ha lavorato tantissimo sull'emancipazione e per la liberazione della donna araba, al punto tale che delle volte io ero anche un pochino preoccupata, perché essendo lei ormai molto europeizzata e anche con molta facilità dice, scrive, fa, io ho detto guarda che dato che tu in Tunisia vai comunque spessissimo, insomma... Però devo dire, è una persona quindi che merita, perché oltre il discorso moda, che è quindi una cosa gradevole per le donne e per tutti noi, è sicuramente un progetto importante alla difesa della donna. C'è un esempio di un caftano, e gradirei un applauso di questa meravigliosa. Grazie, beh, potete vedere che lei fa delle cose molto belle. Zina, ecco, questo è per te e vediamo se riusciamo. E quindi festa del ringraziamento 2016, l'associazione culturale L'Alba del Terzo Millennio, Zina Ben Salem, per l'immagine di libertà, di femminilità, di consapevolezza, esprime con le sue creazioni affermando che la liberazione del mondo arabo passa attraverso l'emancipazione della donna. Grazie Zina. Allora, ho cercato di fare il caftano perché faccio solo questo nel senso, ho scelto la collezione pour la donna, che deve essere anche libera nel corpo, anche le cose strette, con tutti i rispetti per l'altra stilisti, ma comunque sempre portato nel nostro mondo, e spero che riesco a portare la cultura araba anche qui in Europa, da Andosara e in Dubai, che ha indossato l'Arabea, sarebbe tipo questo, veramente mi ha aiutato molto, sia a noi che sia a lei, e c'è una richiesta molto molto importante, quindi ringrazio Sara di essere qui con voi e alla prossima sfilata. Grazie, grazie Zina. Grazie Zina, e ora Luigi Bruno, il nostro grande Luigi Bruno, un applauso, stilista ormai a noi tutti, veramente noto, perché credo che non ci sia donna in questa sala che non abbia indossato un abito di Luigi Bruno. Per cui diciamo che la scelta di questi due personaggi assolutamente non è casuale, perché Luigi Bruno, che nasce stilista da giovanissimo, da ragazzo, perché viene da una famiglia, fra l'altro, partenopea, napoletano, una famiglia che è stata sempre nel settore della moda, e lì è iniziato giovanissimo. Arrivato a un certo punto, lui ha capito che la moda è quello che a lui interessava, oltre a disegnare, a pensare alle collezioni per rendere, tirar fuori il bello delle donne, una cosa che Luigi fa, ed è una cosa meravigliosa, e che di ogni donna, anche l'abito che io indosso è di Luigi, questo tanto perché io volevo fare pubblicità, è che lui riesce a tirar fuori
l'anima e la bellezza e la semplicità, perché a volte lui fa degli abiti che apparentemente complicatissimi, molto ricchi, ma che si portano con la disinvoltura di come si può portare un paio di jeans, e questo vuol dire che lui ha capito proprio come gestire la bellezza esteriore e interiore delle donne. Se nel 2008 credo più o meno lui ha accettato, proprio sollecitato, quando si è reso conto che nel mondo della moda c'era questa grande piaga che è la piaga dell'anoressia, allora innanzitutto ha iniziato a fare le sue, questa è una cosa molto importante, le sue collezioni non partono assolutamente al di sotto della 42, mentre tutte le collezioni sono alla 38, le collezioni di Luigi Bruno partono alla 42, perché una donna deve essere bella, deve essere magra, piacevole, ma non malata. E quindi su questa scia lui organizzò una scuola, si affidò, ma fu il promotore da tutti i punti di vista, una scuola che durò per qualche anno, che si chiamava Officina Moda e Dintorni, dove alle ragazze venivano, intanto non c'era un'iscrizione da pagare, pagava tutto lui, e va bene, e poi dove imparavano la vita, quindi imparavano sia a sfilare, ma ad apprezzare il valore della propria vita, del proprio essere e dell'essere belle. Per cui la bellezza dell'individualità, ogni donna deve essere bella per quello che è, non stereotipare niente, perché purtroppo, scusami se ti interrompo, ma il progetto vero era proprio questo. Viviamo in un'epoca dove tutti dobbiamo essere classificati, cioè per me andrebbe bene, facciamo una cosa e ne vediamo tanti, trascurando la vera professionalità, e quindi se una donna si piace, se una donna si accetta, è felice con se stessa, è felice con gli uomini, quindi di conseguenza abbiamo i nostri vantaggi. È vero che se siamo infelici cerchiamo la felicità nel business, perché se non ci piacciamo facciamo massaggi, cambiamo crema, cambiamo, spendiamo tanto ed è quello che vuole la società. Io dico, potremmo spendere tanto anche piacendoci, quindi ero solo un po' in controtendenza, e come tutte le cose, se vai un po' contro la tendenza c'è chi ti rema contro e le strade sono un po' più difficili. Io preferisco magari arrivare o non arrivare, però essere fedele con il mio credo. Vi ringrazio. Bravo. Com'è la Pippo Franco? Guarda in fondo. Perché Pippo, che anche lui ha una sua filosofia stupenda di vita ormai da anni, e sì, è vero, lo sappiamo tutti, le sue cose tutte belle, e lo sappiamo tutti. Vogliamo leggere? Ci vedi senza occhiali? Sì, come no, poi comunque gli occhiali sono Associazione Culturale l'Alba del Terzo Millennio, Luigi Bruno, per l'impegno nel dedicare la sua raffinata creatività alla celebrazione della donna nella sua femminilità, esaltando la bellezza e l'eleganza delle forme contro la piaga dell'anoressia. Però c'è sempre un però per articolare meglio, insomma, no? La piaga dell'anoressia tu la combatti in qualche modo, no? Col senso che non gli fai vestiti, cioè, il pigiama c'ha una riga sola, se c'è. Com'è? Cosa fai quando ti capitano donne, come dire, magre, perché oggi si tende ad essere diverse? Sai cosa succede spesso quando facciamo le sfilate? Le ragazze quando prendono le misure ti danno la pancia dentro, io gli dico guarda che se ti che non hai i centimetri in più, io ti scappo per questo. Quindi loro rimangono scioccate e vedo nel backstage che invece della mezza mela, vedi che mangiano il panino, una intera, quindi veramente, cioè, tutte vorrebbero non essere infelici, perché se tu vivi gli addetti ai lavori è totalmente diverso da quel sorriso finto delle persone. Certo, però se volete ripristinare, come dire, una realtà storica, Sara, eccola, svegliati, è primavera. Se si ascolta le cose che diciamo, le ti riguardano.